termini di stile bisogna sempre considerare due cose che sono molto intimamente legate ma diverse anche. Uno è l'identità del marchio, un altro è l'identità del prodotto. MG ha una tradizione e una identità di marchio già molto affermata e dunque per questa Comet, la nuova Comet, siamo partiti con l'idea che il focus doveva essere sulle emozioni e sul piacere d'uso della macchina, perché un acquirente, un utilizzatore, un operatore di una macchina deve giornalmente poter entrare in un mondo di piacere e di comfort d'uso. Allora, l'innovazione dove si prende posto in questo progetto? Prendo come esempio la testa rossa, che è una cosa che si vede molto perché è stata messa in contrasto con un fondo scuro. Dunque, questa relazione tra l'esterno e l'interno della macchina, che passa attraverso la chiarezza di un vetro, è un'esperienza nuova, perché dà una chiarezza di controllo visivo che è molto importante. Quando si è in una posizione di leader, come è il caso di MG, bisogna sempre spingere il discorso, il rinnovo, bisogna prendere il coraggio di cambiare le cose, perché si può facilmente rimanere dentro il comfort di una formula vincente, ma l'innovazione non dura mai molto a lungo, anche estetica. Attraverso questo risultato MG riprende un po' di spazio ed è logico per un leader di continuare a coltivare questo. In due parole, queste macchine stanno acquirendo una vita nuova. Quando dico una vita vuol dire che esprimono realmente un'anima più umana, perché ci sono dei segnali attraverso il movimento che viene identificato facilmente, perché si vede la testa che si sposta, perché la testa è rossa, e poi la testa ha due occhi che sono lì per testimoniare questa forma di umanità che sta lavorando. E questa relazione così affettiva con la macchina può incominciare a installarsi, perché si ha un po' più l'impressione di essere in presenza di un dialogo, e poi la macchina sembra intelligente.